L'attenzione della provincia al territorio e alle sue eccellenze si è espressa concretamente con i progetti sul fiume Arno, quelli in ambito agricolo, della caccia e della pesca, con le attività dedicate all'enogastronomia. Il buon governo nasce anche dalla conoscenza e attenzione al territorio. Per questo motivo la Giunta provinciale ha compiuto un tour in tutti i 44 comuni della provincia per dialogare e conoscerne problemi, tipicità, elementi di eccellenza. Presenza e simbolo del nostro territorio è il fiume Arno, interessato da un ambizioso progetto di recupero e valorizzazione che passa dalla realizzazione del parco fluviale e da lavori infrastrutturali per utilizzare l'energia pulita prodotta dall'acqua del fiume. Il progetto Pescaie e le nuove piste ciclabili sugli argini dell'Arno sono cantieri che procedono nonostante il faticoso dialogo con le realtà locali. Nell'ambito dell'agricoltura, settore portante dell'economia e della storia del nostro territorio, l'amministrazione provinciale ha realizzato il piano di sviluppo rurale che distribuisce sul territorio 45 milioni di euro per il sostegno della qualità ambientale, della viticoltura, forestazione e allevamenti. Il piano vuole premiare le zone più svantaggiate del territorio, come quelle montane. Vuole sostenere in modo particolare gli interventi relativi alla sicurezza sul lavoro, al rinnovamento generazionale e alle imprese femminili. Altro ambito di azione è quello della caccia e della pesca, con la predisposizione del piano faunistico venatorio e dell'annuale calendario e l'attenzione al mondo ittico mediante la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico e la disciplina delle attività sportive ad esso connesse. A tale azione si coniuga la tutela della specie e delle aree protette e della biodiversità, con progetti mirati rivolti al falco pellegrino, al lupo e alla cicogna. La bellezza di Firenze è conosciuta in tutto il mondo non solo per l'arte e la cultura, ma anche per il gusto e la tradizione enogastronomica. L'amministrazione provinciale promuove attività di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze locali nelle produzioni agricole, vitivinicole, olearie e dei prodotti tipici, nell'intento di garantire la qualità e per mantenere vivi i sapori della tradizione.